Diciamo che la politica sportiva e lo sviluppo di tutte le politiche legate al mondo dello sport chiaramente devono tenere in considerazione un'enormità di fattori, a partire dallo sport di base e dalle associazioni sportive, che sono poi alla fine il cuore pulsante di qualsiasi attività. E in questa direzione secondo me va fatto molto, perché le associazioni hanno bisogno di essere sostenute, guidate, hanno bisogno di tempi certi, di organizzazione, di essere anche protette. Adesso ci avviamo verso la nuova riforma del mondo dello sport, che sarà, io dico, devastante dopo gli anni del Covid, perché cambierà totalmente le regole, una parte delle regole della gestione del mondo dello sport. In questo senso, secondo me, un buon programma di una buona amministrazione deve considerare che lo sport, per non morire, deve essere sostenuto. E Federico parlava anche di quelle che sono le politiche legate allo sviluppo dello sport turistico, dello sport naturalistico, che in città sono già presenti. Abbiamo grandi esempi di associazioni che si occupano di valorizzazione di tutti i percorsi dei nostri peloritani, ma non solo, di prendersi in carico da soli di tutta una serie di organizzazioni, di attività, di manifestazioni, spesso scontrandosi con la macchina amministrativa che per rilasciare una semplice autorizzazione ci impiega tanto, tanto tempo, nel senso che proprio dovendosi riferire a 10, 8, 10 dipartimenti, è chiaro che diventa difficile. Bisognerebbe un po' seguire, e questa è l'idea, quello che succede per le attività economiche, c'è uno sportello unico delle attività dello sport che si occupi di tutte quelle che sono le autorizzazioni. Se io devo organizzare, senza andare lontano, il Giro d'Italia, piuttosto che dover parlare con 50 uffici e sbatterci a destra e a sinistra, e noi l'abbiamo fatto, diciamo, col sostegno con le macchine interne, essendo all'interno della macchina organizzativa direttamente con l'amministrazione, vi assicuro che figurati una piccola associazione che decide di fare una gara di atletica leggera una gara podistica, che deve imbattersi in mille difficoltà. E così per gli eventi più grandi, cioè se vogliamo diventare attrattivi per il territorio rispetto a eventi, manifestazioni, attrazione di tutta una serie che sono veramente infinite, di piccole e grandi manifestazioni che possono dare lustro, così come chiaramente con una dimensione diversa l'ha fatto il Giro d'Italia, così come lo farà a settembre i campionati del mondo, lo faranno i campionati del mondo di tiro al volo, che saranno svolti a Castanea. Immaginate che verranno i principi degli Emirati Arabi, era inimmaginabile a Castanea portare un evento così importante. È un campionato del mondo e quindi è unico, però i ragazzi hanno mille difficoltà, c'è da sistemare la strada, ci sono tutta una serie di aspetti logistici che devono permettere a questa città di fare una bella figura. E quindi sviluppare le politiche sociali, sviluppare le politiche sportive, l'aspetto sociale diventa fondamentale in questa città, perché è vero che lo sport agonistico coinvolge tante persone, coinvolge l'impiantistica sportiva, però il vero movimento sportivo per l'80-85% si svolge a livello amatoriale, che è da una valenza sociale, ha una valenza assolutamente che punta al beneficio e al benessere psicofisico, e va tenuto nella giusta considerazione, anzi va sviluppato in maniera importante, perché uno dei compiti sicuramente di un'amministrazione è quello di far crescere bene i propri cittadini, e quindi sviluppare tutti quei progetti, quelle collaborazioni tra gli enti che in questi anni sono stati sperimentati, e quindi mi riferisco al mondo della scuola, a collegare il mondo dello sport con il mondo della scuola e con le istituzioni scolastiche, collegare anche l'impiantistica scolastica con il mondo dell'associazionismo, che risolverebbe una parte dei problemi dello sport di base. Ci sono esempi molto virtuosi che sono stati sviluppati in quest'anno con tante direzioni didattiche e che hanno funzionato molto molto bene, che hanno permesso ad esempio ai ragazzi della direzione didattica della Lapira di Camaro di poter praticare il windsurf,
probabilmente nella loro vita non avrebbero mai avuto possibilità di avere accesso a uno sport così, così particolare, e quindi di poter usufruire del mare. Cioè, allora, legare le politiche sociali, sostenere le associazioni sportive, trovare fondi affinché la popolazione in difficoltà possa avere accesso allo sport liberamente, e quindi indirettamente essere anche un sostegno a quelle associazioni che sicuramente sul territorio sono più attive, e quindi creare, sì, un'idea che è stata sperimentata in passato, un sistema di voucher, chiaramente che andrebbe regolamentato, attraverso il quale si mette a disposizione un anno di attività sportiva ai ragazzi che si trovano in situazioni di difficoltà socio-economica, che sarà ribaltato inevitabilmente alle associazioni sportive che sul territorio sono più attrattive o sono più organizzate. Questo è un modo per sostenere, anche per raddoppiare, non fa niente, per raddoppiare quelle che sono le potenzialità economiche. Vabbè, ma siamo qua, ci sentiamo, alzo un po' il tono della voce. È stato per te che ha tagliato il filo. Per raddoppiare anche le stesse, gli stesse... Per raddoppiare le somme, perché se io riconosco un X, si stanzia un X somma per lo sport sociale e poi lo stesso viene replicato alle associazioni, chiaramente è come se lo raddoppiassi. E in questo modo il comune garantisce lo sport per tutti, che non è solo, ci tengo a precisare, rivolto a chi si trova in situazione di disagio socio-economico, ma io penso agli anziani, che sono lontanissimi dal mondo dello sport. Esistono pochissime realtà di persone over 65 che praticano discipline sportive, e non possiamo non pensarci. Mi riferisco al mondo della disabilità, che chiaramente va attenzionata, sviluppata, va creata una politica attraverso la quale si possa finalmente continuare a creare le condizioni perché loro possano avvicinarsi. Considerate che nelle statistiche nazionali la popolazione ha il 20% di disabilità, il che vuol dire che Messina siamo circa 40.000 persone con disabilità, più o meno, e in questo momento sono appena 200-300 i ragazzi o le persone con disabilità che praticano uno sport con continuità. E certo, una parte non potrà mai praticarlo per serie di situazioni fisiche che non glielo permette, ma tutti gli altri che facciamo? Non possiamo dimenticarcelo.